L'attività che viene fatta qui dentro Molecular Foundry è un'attività che si fonda fondamentalmente sulle nanoscienze e nanotecnologie. Nanoscienze e nanotecnologie vuol dire costruire materiali e studiarne i loro comportamenti, materiali che sono più piccoli di 100 nanometri. 100 nanometri è una dimensione molto piccola, se prendiamo un millimetro, lo dividiamo per mille parti, abbiamo un micron, se dividiamo questo micron ancora per mille parti abbiamo un nanometro. Quindi in questa dimensione stiamo parlando di pochi atomi messi insieme. Questi pochi atomi hanno delle proprietà completamente diverse della materia che siamo abituati a vedere normalmente in giro. Queste proprietà possono essere studiate e possono essere utilizzate per tantissime applicazioni, dalla microelettronica, che è la più facile da poter vedere, ma nella nanofotonica anche, o nella nanobiologia, nella nanomedicina, o in molte altre applicazioni in cui queste proprietà possono veramente dare un contributo fondamentale per risolvere alcuni dei più grandi problemi in questo momento. Mi chiamo Stefano Cabrini e sono il direttore della Nanofabrication Facility a Molecular Foundry. Molecular Foundry è un istituto che si occupa delle nanoscienze, delle nanotecnologie, è diviso in 6 facility e una di queste facility è la Nanofabrication, di cui io sono appunto il direttore. Mi occupo della litografia al nanometro e alla come poter usare e applicare queste strutture che costruiamo attraverso sistemi litografici. In particolare mi occupo di nanofotonica, di come poter controllare la luce in nanometri, concentrando in nanometri, oppure poterla usare per circuiti optoelettronici. Lavoro qui alla Molecular Foundry, che è un istituto del Lawrence Berkeley National Lab, è un istituto nazionale americano situato qui nella città di Berkeley, dalla parte opposta della Baia di San Francisco, e sono venuto qui nel 2006 dopo aver lavorato nell'Istituto della Fisica della Materia a Trieste, nell'Istituto TASC, presso il sincrotrone di Trieste. Prima lavoravo al sincrotrone di Trieste e ancora prima lavoravo a Roma, al CNR, l'Istituto Elettronico dello Stato Solido. Prima di lavorare al CNR ho fatto diversi periodi all'estero, a Parigi, all'Istituto di Ottica Orsay. Mi sono laureato nel 91 in fisica presso l'Università La Sapienza di Roma. Durante una delle visite di lavoro che ho fatto lavorando per l'INFM, l'Istituto Nazionale Fisica della Materia, qui negli Stati Uniti, sono venuto in contatto con le persone che stavano organizzando questo istituto, Molecular Foundry. In un seminario ho presentato tutti i programmi di ricerca che stavamo facendo e che erano attivi a Trieste, e peraltro loro le hanno molto apprezzate, non solo, ma mi hanno detto che erano i programmi futuri che avrebbero dovuto fare in questo nuovo istituto che era appena nato in quel momento. E quindi mi proposero di venire qui a Berkeley a lavorare per questa nuova avventura che è questo Molecular Foundry. In contemporanea l'INFM stava per essere chiuso e messo insieme al CNR, quindi cambiamo le condizioni di lavoro in cui eravamo abituati in Italia, e sarebbero diventate anche un pochino più difficili, quindi era il momento più propizio per questo movimento. E rimpiango il fatto che quell'attività che stavamo costruendo e crescendo di multidisciplinarità e di programmi avanzati che erano attivi a Trieste in quel momento, in Italia in generale, sono stati in qualche modo persi proprio per la chiusura di questo istituto, mentre tutto il resto del mondo sono stati incoraggiati con nuovi investimenti, con nuove assunzioni, con nuovi laboratori, con nuovi programmi in genere.